E finalmente Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio, è sbarcata in Sardegna per la campagna elettorale. Ma per dire cosa? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR. Speriamo. Speriamo che ci fa perdere i soldi del PNRR. Oddio! Ma secondo voi è normale fare una pagliacciata del genere dopo 5 anni di gestione disastrata da parte del centrodestra della regione Sardegna? È normale salire su un palco con questo atteggiamento infantile senza trovare neppure un minuto per fermarsi coi cittadini sardi ad ascoltare le loro ragioni, le loro angosce, le loro preoccupazioni? Ho girato in lungo e in largo la Sardegna, ho parlato con cittadini, esponenti della società civile, di associazioni, comitati, mi hanno descritto una sanità allo sbando, addirittura 500 giorni in attesa di una visita radiologica, 150 km per una visita pediatrica, il 16% dei cittadini sardi ha ormai rinunciato alle cure, la più alta media in tutta Italia, per non parlare poi dei presidi scolastici, scuole che si cancellano, ormai i paesini non hanno più scuole, i bambini sono costretti a far da piccoli pendolari. E tutto questo Giorgia Meloni cosa ha detto? Cosa dice? Quali responsabilità si è assunta? Ha chiesto almeno scusa ai cittadini sardi? Un volo che devo riprendere. Evidentemente no. Invece con grande arroganza che cosa fanno? Hanno trovato il nuovo presidente di regione per loro. E chi hanno candidato? Il sindaco di Cagliari, questo signore qui. Pensate, è tra i sindaci meno amati d'Italia e in base alla meritocrazia come declinata da Fratelli d'Italia, che cosa fanno? Lo candidano a presidente di regione. Di modo che si passa dal disastro al definitivo affossamento della regione Sardegna. Ma c'è una possibilità per porre rimedio. Alessandra Todde. Alessandra Todde è una donna forte, competente, che ama la sua terra. È stata anche viceministro allo sviluppo economico. Nel momento più duro della pandemia ha saputo far rinascere, proteggere il tessuto delle imprese, far rinascere e puntare alla crescita economica, allo sviluppo sociale. Ha dimostrato che con forza, competenza, serietà e capacità si può incidere positivamente. Lo vuole fare adesso per la sua terra, la regione Sardegna. Con Alessandra Todde la regione Sardegna può investire nella sanità pubblica, può proteggere l'ambiente, può puntare su scuole e infrastrutture. Voltar pagina si può. Adesso spetta a voi, cittadini sardi. C'è un'occasione. Alessandra Todde come presidente della regione Sardegna, tocca a voi.